Il problema dei differenziali retributivi di genere, ossia del divario di retribuzione femminile e maschile, è purtroppo diffuso in tutti gli stati dell'Unione, dove, secondo il Parlamento europeo, le donne guadagnano fino al 17,4% in meno degli uomini. In Italia, a parità di qualifica ed impiego, questo differenziale raggiunge il 18%. È quanto è emerso dalla ricerca dell'ISFOL, presentata in occasione del convegno della seconda Commissione Politiche del Lavoro e Sistemi Produttivi del CNEL. L'indagine evidenzia che il differenziale si attesta intorno al 20% per le donne a bassa scolarizzazione e supera il 15% per le donne che hanno un titolo di licenza media. La differenza salariale colpisce principalmente le donne giovani con l'8,3% e le lavoratrici adulte con il 12,1%, mentre è più contenuta nella fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni con il 3,2%. La forbice retributiva appare meno pronunciata nel sud, dove evidentemente le donne lavorano meno. In termini di caratteristiche dell'occupazione, si rileva una marcata differenza nelle retribuzioni medie orarie degli operai specializzati, degli impiegati, dei dirigenti e degli imprenditori. Particolarmente elevata è anche la penalizzazione delle donne impiegate in professioni non qualificate. Per il CNEL, le differenze sulle retribuzioni sono interamente imputabili a fenomeni di discriminazione, fattori culturali e stereotipi di genere e ad una totale assenza di politiche per la conciliazione tra lavoro e famiglia, che costringe le donne sostanzialmente ad uscire dal mercato del lavoro ed a compiere una scelta, limitando così i percorsi di carriera. Per la Fisascat, la categoria cislina del terziario, commercio, turismo e servizi, settori dove il lavoro femminile raggiunge quota 60%, è urgente definire nuove politiche attive per il lavoro, anche a favore delle donne che spesso possiedono requisiti di formazione e di esperienza professionale superiori a quelli degli uomini. Il differenziale retributivo, che oramai è stato da più parti accertato per quanto riguarda le retribuzioni delle donne, è un problema serio nel nostro paese, che si affianca ad un altro grande problema, che è quello della mancanza di occupazione per le donne. In una società evoluta queste cose devono essere affrontate. Come si affrontano? Si affrontano soprattutto cercando di sviluppare una parità concreta sui posti di lavoro, che appunto deve avere una pari opportunità anche di possibilità di carriera per le donne, possibilità di sviluppo dell'occupazione femminile che deve essere garantita da norme di legge ma anche da percorsi contrattuali. Ad esempio anche la contrattazione di secondo livello deve essere una buona occasione nella quale i processi occupazionali, soprattutto delle donne ed anche dei giovani, devono essere veramente oggetto di attenzione da parte di chi stipula i contratti. Il tema di oggi, quali sono le politiche da mettere in pista, è sicuramente le politiche di sussidiarietà per aiutare e sostenere il lavoro femminile e quindi di sussidiarietà soprattutto sul territorio per poter avere dei servizi sia per i bambini che per gli anziani, per poter agevolare la permanenza nel mercato del lavoro delle donne, ma soprattutto bisognerebbe cercare di individuare un sistema per cui noi valutiamo i differenziali salariali in base al settore di appartenenza, naturalmente a parità di retribuzione, a parità di inquadramento professionale e di tempo di lavoro. Quindi il percorso è ancora molto lungo, ripeto, perché purtroppo gli indici che ci vengono dati da Eurostat sono assolutamente diversi da quello che noi invece valutiamo essere il differenziale salariale in Italia. Noi abbiamo registrato in parecchi settori naturalmente differenziali diversi e quindi la ricerca continua, dobbiamo fare ognuno la nostra parte però insieme, guai se facciamo studi in sedi separati e poi non riusciamo a unificare i nostri sforzi per condividere un sistema che possa garantire alle donne una retribuzione equa e soprattutto conforme a quelle che è il loro impegno sul lavoro, che tanto non solo nei livelli bassi ma anche nella progressione di carriera. Se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti, oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro, o hai bisogno di notizie su busta paga, malattia e infortuni e ogni altra consulenza, per te c'è la Fisascat CISL. Tutela a 360 gradi per i lavoratori del commercio, turismo e servizi.
Siamo su internet all'indirizzo www.fisascat.it, dove troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le nostre sedi territoriali e regionali, alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro.